bentornati. A questa domenica c'è stata un'interruzione un po' brusca dell'intervista con il senatore Giulio Andreotti, chiaramente per via della pubblicità, perché chiacchierando ci eravamo dimenticati che poi ci sarebbe stata la pubblicità, quindi non ha avuto modo di salutare, però insomma voleva salutare tutto il pubblico. Eccolo il senatore, prego, venga. Venga senatore, è che con la pubblicità si fa così. Ah, benissimo. Prego, prego. Prego. Grazie, no, volevamo solo che lei avesse modo di prendersi gli applausi di tutto il nostro pubblico, che prima sono stati interrotti dalla pubblicità, e volevamo ringraziarlo ancora una volta di essere stato qui con noi a questa domenica. Grazie senatore. Grazie, sono contento perché mi avete messo non tra due ladroni ma tra due bellissime ragazze. Prego senatore. L'accompagna il dottor Meluzzi. Ciao. Ho l'onore di accompagnarmi. Ciao. Grazie, grazie ancora. Eccoci qui, noi andiamo avanti, siamo qua con due bellissime, giovanissime attrici, Laura Gigante e Chiara Chiti, perché vogliamo parlare di due film importanti che trattano il tema dei giovani, Alba Chiara e Un gioco da ragazze. Allora, i giovani d'oggi, così vengono chiamati, che ritengo essere nessuna definizione poi in realtà di questi giovani, è una generazione che è tutt'altro che omogenea. Vediamo queste immagini. I giovani sono nelle piazze, i giovani sono nelle discoteche, i giovani sono i Papa Boys, i giovani provano a entrare al Grande Fratello. È possibile una sola definizione per raccontare i ragazzi di oggi? Che cosa inseguono? In che cosa credono? Ma chi sono davvero? Meluzzi, chi sono questi giovani d'oggi? Allora, i giovani intanto non possono essere messi tutti dentro lo stesso calderone. Io però vorrei dire una cosa solo sui giovani, che è quella che più mi sta a cuore, che è questa. I giovani per poter crescere devono potersi scontrare dialetticamente con la generazione che li ha preceduti. Devono avere dei genitori che resistono, non che limitano, delle mamme, non delle adolescenti nevrotiche come loro. In Italia invece è successa una cosa stranissima. In Francia il 68 è durato 40 giorni, in Italia 40 anni. È una cosa stranissima, ma è così. E che cosa succede? Succede quindi che questa imitazione dei giovani verso quelli che non sono più giovani crea una confusione terribile. Allora in questa confusione nascono tanti guai, il bullismo. Questo 68 in Italia invece è diventato come il Festival di Sanremo. Siamo passati da Nilla Pizzi al rap, ma però è diventata una tradizione degenerata. E questo complica molto molto le cose, secondo me. Sì, soprattutto poi questi giovani tendono ad avere delle vite spericolate per sentirsi vivi, esattamente come accade in Alba Chiara. Guardiamo. Good morning. Ho capito chi sei, non ti importa di niente. Your name is Shakespeare? Shakespeare? Yes, Shakespeare! E lasci tutto come. Ma dove vai? È arrivata la Lara! È la Quanto mi ha dato? 10, sicuro. Ma dove vai? Ma dove vai? Ti prendo e ti porto via. Mi prende, mi bacia, mi abbraccia. Dai, vabbè, ma io le serate gangster le faccio così per gioco, per divertirmi. Qui con noi l'attrice protagonista, appunto, Laura Gigante. Allora Laura, tu nel film sei Chiara. Chiara è una ragazza bella, svogliata a scuola, si innamora di uno studente che ha una doppia vita. Ma Chiara è una ragazza di oggi? Chiara sì, rappresenta secondo me una ragazzina appunto di 16 anni che magari apparentemente ha questo volto angelico, molto carina, che però appunto nasconde una realtà, un'altra realtà, quella più trasgressiva. Lei adora queste serate gangster a base di droga, a base di sesso. E quindi sì, per me rispecchia la nuova generazione. Sono d'accordissimo con lo psicologo che il problema fondamentale sono i genitori che mancano, che si credono degli eterni Peter Pan. Forse scoppiati. Peggio dei figli. Non bisogna fare gli amici, bisogna fare i genitori e porre dei limiti, vero Meluzzi? E dire no ogni tanto, anzi spesso. Meluzzi, però
L'amore e il sesso, come lo vivono i nostri giovani d'oggi? Meluzzi, no, anche tu no, però, no, te prego, non ce la posso fare. Dai, su. No, io non ho avuto... Ecco, come vivono l'amore e il sesso i nostri giovani? No, lo vivono. Lo vivono, come dire, in maniera confusiva spesso, nel senso che ci vuole il messaggio fondamentale, la chiarezza. Vedi il bello della diretta, però. Fate un applauso di incoraggiamento. Perché oggi Paola ha avuto già troppe minacce di infarto e troppi patemi. A questo punto sta a me a rassicurarti con un po' di training autogeno. Grazie. Quindi non vorrei aggravare la situazione. Comunque la confusione è il problema. Il problema fondamentale è la confusione dei ruoli, perché i giovani hanno bisogno di tutto tranne che di confusione. Hanno bisogno di chiarezza, chiarezza di ruoli, chiarezza di valori. Questo non è facile ovviamente, però ci si può provare. E la grande colpa, ripeto, della generazione di quelli che adesso credono di essere giovani, questi post-santottini che accompagnano i loro nipotini alle manifestazioni, non solo più i loro figli, ma i loro nipotini. E questo crea una grandissima confusione. Sì, poi c'è un altro fenomeno che è sempre più in crescita tra i giovani, che è quello del bullismo tra ragazze. Allora, vediamo questo filmato e poi ne parliamo. Vabbè, ho capito. Uscite. Rimani qui, non far passare nessuno. Elena, che c***o fai, Elena? Ecco, Chiara Chiti, nel film Un gioco da ragazze, interpreta il ruolo di Elena. Tu comunque sei una ragazza molto giovane, per quella che è la tua esperienza, esiste veramente il bullismo tra le ragazze adesso? Diciamo, io ho 21 anni e la ragazza che interpreto ne ha 17 e noto già una grande differenza tra quella che è la mia generazione. Io a 16 anni ero molto ingenua, ero diversa, non stavo tanto attenta alle mode, non ero così anche magnetica, seduttiva come il mio personaggio. Lei manipola gli uomini, ha un controllo. E secondo te le ragazze oggi a 16-17 anni sono già così seduttive? Ma noi raccontiamo qualcosa che esiste secondo me, però non è tutto. Cioè, sono delle ragazze come me, come credo Laura, e delle ragazze così. Certo. Meluzzi, le più giovani. È una generazione fuori controllo, Meluzzi? È una generazione che ha bisogno di ritrovare se stessa intorno ad alcuni valori forti. Questo però non è una cosa che si possa improvvisare, è una cosa che va ricostruita, ma certamente quello che noi vediamo in questi giorni non è educativo. L'ho detto, mi pareva di dover usare questo minuto per dire questa cosa, perché alimenta enormemente il caos. Bene, noi ringraziamo Laura Gigante e Chiara Chiti, queste due giovani e belle attrici. Ricordiamo Alba Chiara per la regia di Stefano Salvati e Un gioco da ragazze per la regia di Matteo Rovere, quest'ultimo in sala dal 7 novembre. Raccontano la vita e le difficoltà dei ragazzi di oggi, almeno insomma di una parte di loro. Grazie ancora ragazze, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di questa domenica. Io vi ringrazio molto e ci vediamo domenica prossima. Grazie. Thank you.